Ciao a tutti e a tutti! Allora, sono tornata tra virgolette, sono a Milano nella mia stanzetta come potete vedere e sto registrando il video dalla videocamera di una mia amica con il mio obiettivo perché ho di nuovo problemi di macchine fotografiche come ne ho avuti in passato, per cui diciamo che non posso garantirvi che riuscirò a fare quello che vi sto per dire. Però il mio progetto sarebbe di fare un video ogni lunedì e un video ogni giovedì, non mi chiedete perché questi due giorni mi sono venuti in mente a caso. Volevo provare a mantenere questa routine, diciamo, per riuscire a garantirvi qualcosa e comunque riuscire a farvi sapere che due video alla settimana li vedete e li vedete sempre in quei giorni. Purtroppo chiaramente in questi giorni ho un po' di problemi dovuti al fatto che ho ordinato certe cose che non arrivano, per cui devo usare la macchina fotografica della mia amica e se a lei serve gliela devo ridare, quindi diciamo che ci sono un po' di problemi. Detto questo, comunque questo video è molto breve, solo per raccontarvi come sono andate le mie vacanze molto in breve e per dirvi che sono tornata a Milano, che sono molto triste di essere tornata a Milano perché vorrei andare al mare di nuovo subito. Niente, partiamo dall'inizio. Dal 30 giugno al 6 di luglio sono andata in Spagna una settimana con un mio amico di Roma. Ho fatto un video sul secondo canale che ve lo linko qui e nell'info box. Dopodiché sono tornata a Milano, sono andata una settimana in Toscana e poi sono partita per la Sicilia. Sono stata 3 settimane in barca con la mia famiglia e un'altra famiglia di amici ed è stata un'esperienza veramente fantastica, ci siamo divertiti troppo e veramente è stato troppo bello. Io credo di non aver mai fatto una vacanza così bella nella mia vita. Vi linko sempre il video che ho fatto nell'info box e qui di fianco se state guardando questo video dal computer. Dopodiché sono andata a casa mia in Toscana al mare per 10 giorni e dopo ho fatto una settimana in Puglia sempre con gli amici della barca. E in Puglia non ho fatto nessun video per i problemi della macchina fotografica, però ho fatto delle foto che ho pubblicato sulla mia pagina di Facebook, quindi vi lascio il link alla pagina di Facebook e il link all'album dove potete vedere tutte le foto. Detto questo, prima di concludere questo video volevo dirvi che ci sono un po' di canali YouTube che vi devo consigliare. Il primo è un ragazzo che ho conosciuto in Puglia che si chiama Savino Fiorentino e il suo nome d'arte è The Wolf e ha appena iniziato a fare canzoni rap su YouTube e ha un canale che si chiama appunto The Wolf che io vi linko qua sotto e niente, mi farebbe piacere se andaste a vedere i suoi video e iscrivervi al suo canale perché comunque presto pubblicherà nuove cose. Il secondo canale che vi voglio consigliare, più che canale video, è un video che ha fatto mia cugina per la sua squadra di pattinaggio. Lei pattina da un sacco di anni e in questo momento la sua squadra diciamo che ha bisogno di sponsor, per cui ha fatto questo video promo per la sua squadra e quindi io vi linko il video che ha fatto qui nell'info box e vi chiedo se potete farlo girare il più possibile perché per loro è molto importante che questo video venga visto da molte persone. E poi tra l'altro sono bravissime, il video è venuto anche molto bello. Il terzo canale che vi voglio consigliare è il canale di una mia compagna di classe di 2 anni fa, quando andavo ancora al classico, che si chiama Bianca Ruffino, che ha aperto un canale con sua cugina. Vi ho anche pubblicato il link ieri sulla pagina. E niente, il canale ha solo un video, però io vi lascio il link e vi dico che se avete voglia potete andarlo a vedere. Detto questo, la persona che ho scelto per il video di oggi è lei. Se anche voi volete comparire in un mio video come lei, vi basterà pubblicare una foto su Instagram, Twitter, Facebook o Tumblr con l'hashtag SofiaYT e io potrei scegliere la vostra foto per farla comparire in un mio video come la sua. Vi ricordo sempre che nell'info box ci sono tutti i link dei miei social network dove potete seguirmi e dove pubblico aggiornamenti di ogni cosa molto spesso. Io vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video.